54 stati membri dell'UEFA hanno partecipato alla fase delle qualificazioni. Ora le 24 squadre che ce l'hanno fatta si sfidano per l'obiettivo più grande: diventare campioni d'Europa. E l'attesa è finita. Con questo match si apre la fase a gironi del torneo. Ora sì che si fa sul serio. Il stadio si alza in piedi per l'inno nazionale del Portogallo. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. E si comincia. Prova Danny. Danny! Grande istinto del portiere. Ecco corner. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca la profondità, sulla fascia. Cerca il compagno in area. La difesa riesce ad allontanare. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Cross di Danny. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Cerca spazio. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca cross in mezzo. Palla in profondità sulla fascia. Beccato in offside da guardaline. Alfredson. Passaggio in avanti. Siktorsson. Prova la giocata nello spazio. Sulla fascia, è libero. Fabio Contrao recupera un pallone importante. Lungo passaggio in avanti. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Punteggio è immutato, 0-0. Buona la sua iniziativa sulla destra. Cerca l'aiuto dei compagni. Si fa trovare pronto e intercetta la rimessa.
Bruno Alves prova la verticalizzazione. Sigtorsson. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riparte per il secondo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. C'è la verticalizzazione. João Moutinho prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tocca con la testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Vuole la profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Sigtorsson. Partita ancora completamente aperta. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Cristiano Ronaldo. Thiago. Trova il canale sulla fascia. E no, niente, è finito il fuorigioco. Lancio lungo del portiere. Bjarnason. C'è la palla lunga, in avanti. Cerca ancora una palla profonda. Attenzione, grande chance. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Piuttosto evidente per la verità. Thiago. Tegel feroce. E sarà rimessa con le mani. Palla larga in profondità. Ha spazio sulla fascia. E trova bene il compagno. Colpisce. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Colpo di testa, piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Che tiro, qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. C'è fallo. Fabio Contrao, occhio al lancio lungo.
Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Il tempo sta per scadere, devono darsi una mossa. Prova il filtrante. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Ha provato la conclusione a giro. Non mi aspettavo. Non c'è più tempo, finisce qui. Non sembrano troppo soddisfatti di questo risultato. Volevano una vittoria anche per allentare la pressione e per rendere in discesa la strada futura. Qui Fabio, la classica frase: meglio due feriti che un morto. Cominciare una competizione così importante senza una sconfitta è sicuramente un viatico positivo per entrambe le squadre.